Michael Jackson è stato una celebrità di livello globale, con una carriera di successo nella musica, nella danza e nell'intrattenimento. Oltre alle sue attività artistiche, il cantante era famoso per la sua eccentricità nei suoi concerti, ma anche per il suo stile di vita poco convenzionale e per i suoi acquisti esagerati. In particolare, ci sono alcuni acquisti che sono decisamente singolari e stravaganti. Ecco alcuni esempi. Numero 1. Neverland Ranch. Nel 1988, Michael Jackson comprò un'enorme tenuta di circa 2700 acri in California, nella contea di Santa Barbara, per circa 19,5 milioni di dollari. Questo terreno conteneva una residenza principale con 5 camere da letto, 2 case per gli ospiti, un cinema da 50 posti, un grande parco divertimenti con attrazioni e animali esotici di ogni tipo, come giraffe, elefanti e rinoceronti. All'interno della tenuta era presente addirittura una ferrovia che attraversava tutto il perimetro del ranch. Il nome, Neverland, venne scelto ispirandosi alla terra immaginaria di Peter Pan, dove i bambini non invecchiano mai. Tuttavia, l'acquisto e la gestione della proprietà causarono controversie e problemi finanziari per Jackson. Nonostante il suo grande successo come artista, Jackson spendeva molto, e spesso, come vedremo nel resto del video, viveva al di sopra delle sue possibilità. Questo, combinato con le spese di Neverland Ranch e altre spese personali, lo portò a accumulare debiti significativi. Nel 2008, per recuperare parte dei debiti che aveva accumulato, e per evitare che finisse in rovina, fu costretto a mettere all'asta migliaia di oggetti della sua collezione personale, tra cui il famosissimo ranch. Numero 2. Il guanto di cristalli. Il guanto bianco di Michael Jackson è diventato uno dei suoi simboli distintivi più iconici. L'artista amava indossarlo non solo durante le sue esibizioni dal vivo ma anche negli eventi pubblici. Il guanto bianco più famoso è stato quello indossato durante la performance di Billie Jean alla celebrazione della Motown 25 nel 1983. Decorato con 1178 cristalli Swarovski, è diventato uno dei simboli più iconici della sua carriera. Inizialmente indossato per nascondere alcune imperfezioni della sua mano, il guanto è diventato un importante elemento artistico e di moda per il cantante. Grazie alla sua estetica futuristica e ai riflessi dei cristalli durante i suoi spettacoli, è diventato famoso e, dopo la morte di Jackson, è stato venduto all'asta per 350.000 dollari, diventando un oggetto altamente desiderabile per i fan e un simbolo della sua eredità musicale. Numero 3. Uno scimpanzé personale. Tra le acquisizioni speciali troviamo Bubbles, uno scimpanzé divenuto famoso per essere stato compagno di viaggio dei tour di Jackson e per essere apparso in molti dei suoi video musicali. L'artista ha speso una grande quantità di denaro, costruendo una casa specifica per Bubbles e assicurandosi che fosse sempre ben curato. Il piccolo animale veniva trattato come un piccolo principe. Veniva nutrito al tavolo da pranzo, indossava i pannolini, gli era consentito mangiare dolci nel cinema di Neverland, e gli era persino permesso di usare il bagno privato di Jackson. Tuttavia, Bubbles ha mostrato un comportamento aggressivo e incontrollabile nel corso degli anni, e alla fine, è stato trasferito nel 2005 in un santuario degli scimpanzé per poter vivere con i suoi simili. La relazione amichevole tra Jackson e Bubbles suscitò ilarità nei media e attirò l'attenzione di numerosi giornali di gossip. La scelta insolita di avere uno scimpanzé come animale domestico, insieme ad altre stravaganze dell'artista, spinse molte testate a definirlo Wacko Jacko, ovvero Jackson lo Strambo, un soprannome che l'artista detestava. Questo rapporto di amicizia con l'animale è stato fonte di grande interesse per i media e i fan del cantante. Proprio per questo, la vicenda ha sollevato molte questioni etiche sul possesso e il mantenimento di animali esotici come animali domestici.
L'artista era talmente affezionato all'animale che nel 1988 fece realizzare dall'artista Jeff Koons una scultura in porcellana che raffigurava il cantante pop appoggiato su un letto di fiori mentre tiene fra le braccia il suo famoso scimpanzé Bubbles, seduto sulle sue ginocchia. Non si sa quanto l'artista abbia pagato l'opera d'arte, ma è ben noto che nel 2001 la scultura è stata venduta all'asta per circa 5,6 milioni di dollari, diventando l'opera d'arte più costosa mai venduta in quel momento. Si stima che il suo valore oggi sia già più che moltiplicato. Prima di parlare dell'ultimo acquisto, se ti piacciono questo genere di video, ricorda di iscriverti al canale, mettere like al video o lasciare un commento. Questo aiuterà il canale a crescere e a portare nuovi contenuti. Numero 4. L'acquisto dei diritti delle canzoni dei Beatles. Non tutti gli acquisti di Jackson sono stati ben accolti dal pubblico e dalla critica. Nel 1985, Michael Jackson, la celebrità della musica pop dell'epoca, rivelò a Paul McCartney, uno dei membri dei Beatles, il suo desiderio di comprare i diritti delle canzoni dei Beatles durante una cena. Nonostante McCartney gli consigliasse di investire altrove, Jackson non si arrese e nel 1988 comprò Ativo Music Publishing, che deteneva i diritti d'autore di molte delle canzoni dei Beatles, per la somma record di 47,5 milioni di dollari. Questa decisione scatenò una controversia tra Jackson e McCartney, che si sentiva tradito dall'amico e aveva perso il controllo dei diritti delle canzoni che aveva scritto con i Beatles. Jackson fu criticato a sua volta, con accuse di aver sfruttato l'amicizia con McCartney per acquistare i diritti delle sue canzoni. Per riassumere, questi sono solo alcuni degli acquisti inusuali che Michael Jackson ha fatto durante la sua vita. La sua celebrità, la sua personalità eccentrica e la sua grande ricchezza gli hanno dato la possibilità di acquistare oggetti costosi e insoliti, che spesso hanno causato scalpore e polemiche. Ricorda di iscriverti al canale, mettere like al video o lasciare un commento. Questo aiuterà il canale a crescere e a portare sempre nuovi contenuti.